Bella ragazzi, bentornati nel vostro canale. Eccoci qua, tornati finalmente in un nuovo video. Siamo tornati con questo video, madonna che caldo. Lasciatemi un like, vi prego, perché sto registrando questo video. Sono le 2 e tre quarti, davvero troppo caldo. Quest'anno davvero troppo caldo, mamma mia. Sacro ventilatore che mi dava l'aria, che mi tiene un pelo in vita. Con un PS, ecco, così rimaniamo sempre in ambito Pokémon. Allora, siamo qua che, come avete visto, se non l'avete visto andate subito a vedere il grandissimo video di oggi delle 14, perché abbiamo catturato un Mew. Quindi mi raccomando, una visita, un like, ci sta d'obbligo. Allora, noi eravamo rimasti che avevamo sconfitto Misty. Avevo fatto tutta la cosa di Bill, che era un po' noiosa, per andare avanti e fare appunto la cattura di Mew. Adesso invece andiamo a brevissima pausa, pit stop, chiamiamolo così, per andarci a prendere un altro compagno. Guardate un po' chi. Allora, arrivati qua dopo il ponte, parliamo con questo ragazzo. Sono una frana con i Pokémon. Eh beh, sei lì da solo. Dovrei liberare il mio Charmander perché non l'ho allenato bene. Ci penso io, zio. Se mi prometti di occupartene, tu te lo do. No, non in quel senso. Sì, e andiamo. Ash riceve Charmander, il mio preferito, dai. Madonna, lo alleno subito, voglio Charizard subito. Prenditi quello di Charmander, tranquillo zio, in buone mani. Tranquillo. Mamma mia, andiamo subito a vedercelo, insieme anche a Mew. Charmander. Bello lui. Ma era bellissimo. Vabbè, oh, sono tutti pixelosi i Pokémon qua, però è figo, cavolo. Braciere graffio ruggito. Ok. Entriamo subito. Ciao nonnino col cappello. Allora, questa pensione è mia. Vuoi che accudisca uno dei tuoi Pokémon? Yes. Che Pokémon devo levare? Mew. Via. Così almeno ce lo liberiamo da qua, tanto a noi non servirebbe. Torna a trovarmi fra un po', bambini. Ok. Allora, adesso purtroppo di qua sarebbe bloccata la strada per il tizio che mi sembra che dovevamo dargli tipo un tè caldo, penso. Qua c'è anche una ragazzina che vuole uno scambio con Cubone. Cubone per Machoke, che poi diventerebbe Machamp, quindi tanta roba, sarebbe uno scambio azzeccato. Sono tornato a Celestopoli un attimo, visto che ad Aranciopoli ho trovato al Pokémon Fan Club, appunto il capo del Pokémon Fan Club, che mi ha dato proprio il buono per la bici, così intanto ci prendiamo la bici, quindi andiamo ancora proprio ultra velocissimi. Esatto. Ash scambia il buono bici per una bicicletta. Ok, perfetto. Poi ho preso anche l'amo buono, che è buono, quindi è buono. Purtroppo, come potete vedere, la palestra di Aranciopoli è bloccata da un alberello, quindi ci servirà taglio che, indovinate un po', la beccheremo proprio nella MN Anna, nella barchetta. Quindi andiamo subito, imbarchiamoci clandestinamente e partiamo. Secondo me ci sarà anche la sfida, se non è cambiato, eh. La sfida contro Gary, penso. Le do il benvenuto sulla MN Anna. Mi scusi, ha il biglietto? Ash esibisce il biglietto. Bene, si accomodi a bordo. E andiamo, via. Bella la barchetta. Qua ci sarà pieno di allenatore. Aspetta, fammi parlare con questo. Sono instancabili, qualcuno tra i più annoiati potrebbe sfidarti. Ecco, vedi. Ma bisogna stare attenti, so che sarà un labirinto. Non dirmi che te vuoi la sfida. No. E te pareva che beccavo il vecchietto con la valigetta, gentiluomo. Mannaggia te, mannaggia. Facciamo salire di livello Charmander così si evolve, mamma mia. Sì, ehi, Charmander si evolve. E andiamo. La prima evoluzione di Pokémon giallo, mamma mia. Che si scurisce e è lì Charmeleon che si intravede. E andiamo. E andiamo. Era un po' più bellino Charmander, eh? Ma è fighissimo, mamma mia, mamma mia. Sono già passati i 6 livelli, cioè è cresciuto velocissimo proprio. Eccolo, Gary. Grande. Cazzo, però adesso sono tutti i Pokémon morti. No, no. Merda. Cazzo, ora rischiamo di brutto. E come prosegue il tuo Pokédex? Ho già catturato 40 tipi di Pokémon. Dove? Vabbè. Ce ne sono ovunque, sì, è vero. Si aggirano nell'erba alta, non solo. Andiamo, andiamo. Adesso è tipo piegato così. Prima era dritto, adesso è tipo piegato. Ma perché? Vabbè. Spiro, ok. Vai Charmeleon. Affumicalo. Un pollo arrosto voglio. Braciere, dai.
Sarebbe bello, so, lanciafiamme, qualcosa di simile. Brutto colpo, grande. Beccata. Però, vai. Capo, dai, grande così. Perfetto. Brutto colpo ancora, mamma mia. Ok, vai Charminio, vediamo. Ratta. No, io dai, ti tengo, dai. Anche perché non siamo messi benissimo con gli altri Pokémon. Vai, brucia anche lui. Dacci fuoco. Do fuoco alla MN, alla MNN. Aia. Però il Parzanna leva. Cavolo. Stiamo nella cacca, eh. Pikachu è, non è morto di più. Vai Jigglypuff, salvaci tu. Vai col Libra, voilà. Cavolo. No 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 no. Ok. Come tentenna. No. Un PS nel culo. Toratata. Mamma mia, ormai lo ammazzavo. Cavolo, se non tentennava l'avevo accoppato, con Jigglypuff. Ok, adesso io penso forse Pikachu magari possa riuscire a farcela. In teoria è più forte, più veloce. Sì, ha usato prima attacco rapido, grande. Adesso però morirà perché c'ha la bruciatura. Vuoi cambiare? Sì, mettiamoci Bulbasaur che forse potrebbe risolvere. Non penso, siamo davvero... Tutte le volte, è che mi dimentico sempre di prendere le pozioni, queste cose qua. Perché anche quando giocavo io non le prendevo mai queste robe qua. Accumulavo i soldi e non le compravo queste cose. No dai, cioè è rimasto con zero di vita. Usa pozione. Vai, vai. Bam, ancora, grande. Grande Bulbasaur, mamma mia, brutto colpo. Mamma mia, se andiamo a vincere questa battaglia, veramente. Eevee, ancora Eevee, non l'hai ancora fatta evolvere? Dai, ti tengo. Mi voglio fidare di te. Adesso è un bel dilemma, ragazzi, perché o uso frustata e vedo quanto li toglio, oppure parassiseme, ma anche parassiseme non è che mi aiuta. Frustata, turbo sabbia, ha fallito, vai, vai zio. Mamma mia, non gli cava nulla. Non gli cava nulla. Bene in polvere. No, frustata. Grande. Vedi, vedi, io lo so che te sei un pirla che usi ste mosse. Perché fa schifo, Eevee, vai. Vai, vai così, continua, continua. Vai, vedi, questo qua è scemo. Dai, cerca di colpirlo. Grande Bulbasaur, mamma mia. Ti adoro. Ti adoro, grande. Lui sta sprecando le mosse, intanto lo accoppo. Vai, va. Mamma mia. Mamma mia, dai, dai, dai. Cavolo, no, 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 no. Vabbè. Grande Bulbasaur. Grande Bulbasaur, davvero mi ha sorpreso. Non lo pensavo così forte. Vai, Pikachu, tutto per tutto. Più veloce. Sì, sì. E mando la capo. E dai, andiamo. L'abbiamo vinta così. L'abbiamo vinta così. Dopo c'era Abra che ha solo teletrasporto. Quindi se Pikachu moriva, eravamo proprio fatti. Grande. Grandissimo, t'ho battuto anche con i Pokémon che erano tutti mezzi morti. E andiamo, fai schifo Gary. Non fotti con me, non fotti con Ash. Almeno tu stai allenando i tuoi Pokémon. Appunto, io ho quei Pokémon lì, contati, li alleno così ti fanno un culo così. Anche quando sono tutti morti, Pikachu è anche bruciato, cioè c'ha la scottatura. Si dice ci sia a bordo un maestro di taglio, sì, l'ho già sentito. In realtà è solo un vecchio con il mal di mare. Ah, vabbè. Ma il taglio è davvero utile, dovresti andare a trovarlo, ciao. Ciao. Si sta bene quando non ci sei, Gary. Volevo dirtelo. Mi sento uno straccio, ho il mal di mare. E poi è un capitano. Ash massaggia la schiena al capitano. Scratch, scratch. Quella suoneria del centro Pokémon. Ah, grazie, mi sento molto meglio. Non sapevo che il mal di schiena curava il mal di mare, però... Vai a vedere la mia tecnica del taglio? Sì. La potrei far vedere se non stessi così male. Ecco, prendi questo. Insieme ai tuoi Pokémon ne potranno usare in ogni momento. Perfetto. MN1. Poi guardate tipo, perché il vecchietto, no, il capitano c'ha il mal di mare. Se io tipo parlo con il cestino, qua non avrei dovuto guardare. Per me perché ci sarà tipo lo sbocco del capitano o il vomito. Ecco qua. Ciao nave. MN Anna. Chissà Stan chi è. Forse che sia l'Anna di Gianni. Foto di Anna. Incredibile.
Incredibile. I Pokémon già sapevano che Jenny Morandi si era sposato con Anna, che sarebbe diventato famoso, che avrebbe aperto Instagram facendo tutte le foto di Anna e che avrebbe fatto la canzone con Rovazzi. I Pokémon lo sapevano. Bene ragazzi, quindi questo episodio può finire qua. Adesso nel prossimo episodio andremo, troverò il Pokémon che poi imparo a taglia e andremo a fare la palestra di Let's Shoes. Come al solito ricordo di lasciare tantissimi like qua sotto, una condivisione per questa serie assurda di Ash, visto che abbiamo battuto Gary e abbiamo fatto questa piccola deviazione tra la bicicletta, la Movecchio, la MNN, quindi tantissime robe. Noi ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando, stay tuned, stay fatto. Balla! Ce la farò, dritto andrò per la mia via, mai rinuncerò.